Bacetti, spacetti, tosi e bentornati a un nuovo video di Gian e Brombe. Oggi ragazzi dovete sapere che è un giorno molto speciale perché compie gli anni Gian. E con l'occasione Brombe. Sì, infatti abbiamo anche preparato lo scenario che ha creato appositamente Brombe con tanto di auguri da parte di Spider-Man, esatto. Ovviamente tutti i palloncini che mi ha fatto trovare. E c'è anche il reperto del nostro anniversario, dei sei anni di anniversario. In coppia ovviamente, non di Gian e Brombe come padre. Sì, no, no. E con l'occasione gli ho fatto un super regalo e Gian gli è piaciuto talmente tanto e talmente felice che il giorno stesso del suo compleanno, un'ora dopo, ha voluto registrare questo video perché non ce la faceva più, esatto. Da live. Dal titolo l'avete già capito e sapete, esatto, già di cosa parliamo, però stiamo facendo un po' di suspense a caso. Quindi stiamo parlando di SBAM! L'action figure in scala 1 a 6 di The Mask della Dark Toys, la versione DX. Non potete capire quanto io sia felice di questa figure, che in realtà è una doll, però vabbè, non importa. Vi abbiamo già fatto della scatola, semplice ma di impatto, in una maniera allucinante. Poi il giallo per Gian è la morte, ma questa scatola è molto fine e carina. Quindi procediamo subito all'unboxing. Allora, qua ha un'apertura magnetica. Un bel violaceo, dopo qua togliamo subito, pronti? Allora, già qua. Cioè già qua ci sono tanti di quei bei accessori che wow, mio Dio. Però allora, andiamo per scomparti. Qua è come si presenta la figura. Eccoci qua, adesso vi facciamo vedere tutti gli accessori che ci sono, tutto quanto, però questo è il contenuto della scatola. Per la prima volta in mano, ragazzi, per la primissima volta. Feticismo degli odori. Cos'è qua, l'hanno voluto soffocare? Sì, esatto. Non voglio essere una figura. Piano piano, buono buono. Maina. Panettone nocciolato Maina. Piano piano, buono buono. Che meraviglia, cioè, madonna, è pazzesco. Cioè è proprio il caso di dire spumeggiante. Cioè, allora, la giacca, mamma ma con mia, tanto di bretelle, la cravatta. Guardiamo se c'è il pipino. Ma procediamo con il resto dell'equipaggiamento. Passiamo poi a Milo. Veramente non so se rendo. Giustamente abbiamo poi la maschera da lupo, la testa da lupo più che maschera, poi i tre sacchi che figata. I tre sacchi di soldi, cioè. Passiamo poi di qua, abbiamo il cappello per la modalità lupo. Bellissimo. Cappello skin base, giustamente. Che si indossa subito. E ovviamente piedistallo. Che è molto bello secondo me. Sì. Castrato subitissimo. Eccolo qua. In tutta la sua bellezza. Yeah. The Mask. Ma cosa. Come lo metto? Tu metterlo nel cavallo? Il culetto? Può essere. Che brutto, cos'è? I mutandoni! No, gli sorreggo le palle. Sì, abbiamo controllato, ragazzi, bisogna proprio sorreggergli i maroni. Vabbè, però va bene, dai. Non si vede neanche troppo, diciamo, no, così. Gli abbiamo messo la piumella, ragazzi, al cappello. Cioè, che stile. Ne ha due, giustamente, una per sempre per la testa da lupo. Che stile, cazzo. Ma passiamo poi, allora, abbiamo tante mani differenti, adesso vedo di tirarle fuori un po' tutte, ma prima gli accessori, perché gli accessori sono il punto forte. Sì. Allora, qua in cellofanatine un blister di dollari veri da poter usare come quello che abbiamo già di Walter White. Bellissimo. La sveglia, io sono morto dal ridere quando ho visto questo dettaglio della sveglia, cioè. Dici più solo per questo. Il martello da dargli appunto quando per picchiare la sveglia. Neanche a dirlo. Poi questa sarà forse praticamente impossibile farvela vedere a fuoco. E invece dai. E invece
la trombetta che, con cui lui fa scoppiare tutti i vetri, che scena meravigliosa. Ma il vero pezzo forte, neanche a dirlo, cioè, di cosa stiamo parlando? Quanto bella. Sì, poi ci sono tantissime versioni delle mani, sì. Potremmo farle vedere direttamente così per darvi un'idea. Queste sono tutte le versioni, però guardate che meraviglia, che c'è, quanto fatte bene le venature, sono veramente di qualità. Cioè, voi non potete capire anche solo quanto mi sono divertito a metterlo così, che va a picchiare la sveglia. Bellissimo. Scusate Tosi, ma è da mezz'ora che la sto fissando senza dire una parola. Comunque, l'unboxing è finito. Speriamo vi sia piaciuto, speriamo soprattutto che vi sia piaciuta la figure. E ringrazio ancora tanto Bruno per lo splendido regalo che mi ha fatto. E Tosi, come al solito, lasciate un commento se vi è piaciuto il video, scrivete tutto ciò che e soprattutto pensate. Per fare gli auguri a Gianna, mi raccomando, fate gli auguri a Gianna. Non dimenticatevi, come al solito, di seguire su tutti i nostri social, Instagram per rimanere aggiornati con tutte le news, TikTok per tutti i contenuti esclusivi e mi raccomando ovviamente iscrivetevi anche al nostro canale YouTube. Mi raccomando, per altri unboxing e altri tantissimi video di Gianna e Brombe. Da Gian, Brombe e Mask è tutto. Non vi diciamo altro che bacetti e spumeggiante. They call me Cuban Pete, I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas I go chick chicky boom, chick chicky boom. Yes sir, I'm Cuban Pete, I'm the craze of my native street. When I start to dance everything goes chick chicky boom, chick chicky boom. The senorita.